Oggi con lo smartphone possiamo fare un sacco di cose. Tipo pagare, investire e inviare denari virtualmente. Ma i mercati finanziari, con l'avvento della tecnologia, come saranno cambiati? Oggi le vie del tech vi porta in un mondo complesso fatto di numeri, ma non solo. Oggi con l'aiuto di Mariangela Pira ci addentreremo nel mondo dei mercati finanziari, cercando di capire come la tecnologia li abbia totalmente rivoluzionati. Mariangela Pira ha un dono, è in grado di spiegare la finanza in modo semplice e immediato. Vi sarà capitato di vedere il suo volto in TV. Ogni giorno infatti conduce la rubrica Business su Sky TG24 ed è autrice del podcast Tre Fattori. La carriera di Mariangela è lunghissima e fitta di avvenimenti. È stata corrispondente dalla Cina per Class CNBC, ma è anche autrice di libri. L'ultimo si chiama Effetto Domino e si prefigge l'obiettivo di spiegare come il mondo globale influenzi le nostre tasche. Ciao Mariangela, grazie mille per averci dedicato il tuo tempo, perché so che è sempre centellinato e averti qui oggi per me è davvero una cosa splendida e sono anche un pochettino emozionata, quindi mi perdonerai se mi inciamperò qualche volta, ma era un'occasione che non potevo assolutamente farmi sfuggire. Senti, partiamo con ordine. Io di finanza non so niente, cioè proprio zero meno, però mi ricordo una scena di Wolf of Wall Street dove questi gridavano al telefono compro, vendo, ecco i telefoni. Però mi sembra che la tecnologia e la finanza oggi siano indissolubilmente legate con un filo che ormai le lega insieme. Internet ha cambiato il modo di fare finanza e se sì come? E anzitutto grazie per avermi qui con te, anche per me è un onore e devo dire che tra l'altro siamo in un posto bellissimo qui al museo, in questo refettorio, stupendo. Allora, per rispondere alla tua domanda, sì, le cose sono molto cambiate. Ci sono alcune borse dove non si urlava più da tempo, penso alla borsa di Milano, Piazza Affari. Ma anche noi altre. Non urliamo, no? Cioè qua siamo un po' fighe. È da parecchio che abbiamo smesso di urlare. Anche altre borse, devo dire, nel vecchio continente non hanno mai avuto questo sistema. Ovviamente quando non c'era niente, sì. Stiamo parlando proprio dei tempi moderni, quindi certamente nei tempi moderni questo non si verificava più. Il New York Stock Exchange è un po' diverso, nel senso che comunque ancora adesso si urla se tu vai a Wall Street, a volte non necessariamente per l'interscambio di azioni o dei vari strumenti di borsa, ma proprio anche se tu vuoi dare un consiglio finanziario, quindi ai vari operatori che dicono vendi, compra, però non è detto che stiano dando, diciamo, degli ordinativi specifici, ma stanno semplicemente dicendo la loro. Poi Wall Street è un ambiente molto particolare perché è pieno di giornalisti che seguono le cose lì in tempo reale, portano gli analisti, gli intervisti, allora cosa state facendo, state comprando, state vendendo, cosa pensate di questo debutto in borsa? Quindi è certamente una location molto particolare quella di Wall Street, che si è sempre distinta. La tecnologia ha cambiato ulteriormente le cose, nel senso che è già da tempo, comunque appunto quello che ti dicevo, non si urla come un Wolf of Wall Street, che rappresenta quella Wall Street degli anni 90 dove quello si faceva sempre. Adesso invece è un po' diverso, si usa tantissimo la tecnologia, si usano tantissimo le app, molte cose si fanno, ti direi anche nel silenzio della tecnologia, no? Laddove questo lo permetta. Quindi già a partire dalla crisi greca, anche molte cose che successero lì, tipo, che ne so, i nomi che venivano dati ai paesi un po' più sfortunati. I pigs. Esatto. Ho studiato. Esatto, venivano dati in sale di uffici dove tu affibbiavi quel nome e quel paese poi si trovava, come il nostro, a risolvere tantissimi problemi che magari non avrebbe avuto qualora questi nomi non fossero stati coniati. Quindi le cose sono cambiate, la tecnologia l'ha cambiata ulteriormente. La questione delle app è molto interessante, Fiona, perché è quella che sta creando problemi anche alle banche attuali. La crisi di Credit Suisse, la crisi di Silicon Valley Bank è stata dovuta in parte anche a questo, alla cosiddetta fuga dei depositi, che non è l'iperuranio, ma i nostri depositi, conti correnti che abbiamo in banca. Nel momento in cui si inserisce una notizia molto negativa su una banca, ok? Questa si propaga velocità della luce sui social,
Vero o falsa che sia. Vero o falsa che sia. Magari quella banca fino ad allora qualche problemuccio l'aveva avuto. Se però tutti poi leggono questa notizia e con un click in un'app ritirano il proprio deposito dalla banca, la banca poi incorre in un problema serio, cioè se tu togli i depositi dalle banche, qualsiasi banca, la più sana che ci sia italiana, se domani tutti noi togliamo i depositi, come vive quella banca? Quindi comunque la velocità e il fatto che si propagano molto rapidamente le notizie, quindi questo coadiuvarsi di rapidità, social, utilizzo della tecnologia, può anche creare particolari problemi, anche a settori molto solidi. Quindi anche in altre interviste parlavamo di come la lentezza dei tempi che furono dava modo di sedimentare le cose, invece oggi è fatto tutto di picchi, no? Quindi notizia buona, sale, scende, vendo, tolgo. Quindi questa tecnologia è un vantaggio da un punto di vista, può essere un'arma a doppio taglio. Sì, è assolutamente un'arma a doppio taglio, nel senso che certo può essere un vantaggio se tu, che esempio ti posso fare, un gruppo come Alibaba cinese è cresciuto alla velocità della luce, è una sorta di Amazon cinese, perché ovviamente è una tecnologia talmente importante. Loro hanno questa giornata che si chiama Singles Day, il giorno dei single, che è l'11 novembre, appunto 1111, sei da solo, giornata dei single. Quindi fanno questi sconti su Alibaba pazzeschi. Nel momento in cui Alibaba riesce in tempo reale a farti vedere le case di Shanghai, chi sta comprando e che tipo di persone vivono in quella casa. Ovviamente lì è tutto un insieme di privacy completamente mandata a quel paese, tecnologia che ovviamente hai avanzato e utilizzi tutti i dati nel modo migliore possibile, intelligenza artificiale, soprattutto sconti di modo che il prodotto arrivi a te scontato in un tempo velocissimo. Tecnologia, diciamo, aiuta. Però la tecnologia può anche rivelarsi, laddove anche nel caso precedente che ho fatto non fosse negativa, può rivelarsi ancora più negativa, cioè creare comunque dello scontento rispetto a un titolo, propagare questo scontento a livello globale, creare vendite su quel titolo e uno da casa, il classico populista, può dire vabbè, meglio che quel titolo abbia perso, lo meritavano, ma magari in quel titolo ci sono i fondi di una famiglia italiana che non lo sa, li ha messi in un fondo pensione che ha investito in quel titolo e lì le perdite sono per tutti, non per gli extraterrestri, stiamo parlando di noi, di soldi nostri. Di soldi veri anche. Di soldi veri. Mariangela, parlando con un'amica private banker, mi ha detto che quando bisogna investire bisogna non solo conoscere i mercati, ma conoscere benissimo l'attualità e quello che sta per succedere. E per esempio mi faceva l'esempio di Disney quando è uscito Avengers Endgame, che uno dice vabbè, è uscito un film con i supereroi, il titolo è schizzato in alto. Quindi se uno avesse comprato un po' prima dicendo sta per uscire il film, lo so che il mercato potrebbe salire, avrei potuto comprare. Questa stessa cosa succede anche nella tecnologia. Cosa è cambiato? Questo è verissimo, non per tutto, per le cose che contano. Cioè, secondo me, nel caso di Avengers si capiva che era la fine della saga e che comunque sarebbe stato un film vistissimo. Ma bisogna saperlo, perché non tutti, che ne so, non tutti quelli che investono sono dei nerd. Per loro, per esempio, Avengers Endgame può non voler dire niente. Chiedo, per un'amica. Chiedi per un'amica e ti rispondo per l'amica che ci sono i report degli analisti, okay, dove tu sai che sta uscendo questo blockbuster e che, siccome gli altri Avengers sono andati benissimo, questo che è la fine degli Avengers ovviamente andrà, infatti è andato benissimo. E quindi quello è un caso proprio molto specifico, perché è stato un vero e proprio blockbuster e il titolo l'ha gonfiato tantissimo. Accade anche in altri casi, ti faccio un esempio. Quando è uscito The Mandalorian su Guerre Stellari, è stato un altro caso di boom. Quindi ci sono alcuni titoli che sicuramente spingono tanto il titolo della casa madre. Un altro esempio è appunto Apple, nel senso che quando esce qualsiasi cosa di Apple, Sì, direi qualsiasi cosa, tranne in un caso, che la cosa che viene presentata, cioè il prodotto, non deluda. Allora, in quel caso c'è la presentazione, perché di solito è così. Apple annuncia la presentazione di un prodotto, il titolo sale. Il giorno della presentazione può continuare a salire, oppure
perdere, si dice sempre che si sale nell'attesa, ma sell on the news, si vende sulla notizia, quando la notizia viene data. Però se la notizia che viene data è un prodotto che proprio si percepisce, che è un prodotto che cambierà, come può essere l'avvento dell'iPhone. Cioè il primo iPhone, tu te lo ricordi quando è stato lanciato? Cioè Quando è stato lasciato il primo iPhone, il titolo è schizzato al rialzo. Ma non solo, anche quando è stato lanciato il primo iPad. Quindi quando ci sono dei prodotti che si sa iniziano un ciclo, e questo è il classico esempio, il titolo fa molto bene. Quando invece magari esce un altro iPhone, che però bene o male nel giorno della presentazione ti rendi conto che ha le stesse fattezze del primo, un po' meglio, però non perfetto, allora il titolo magari sulla notizia un po' scende. Quindi quando ci sono proprio dei Tesla, quando Tesla lancia un modello che si percepisce che può cambiare il mercato, il titolo Tesla sale. Questo vale anche per Microsoft, vale anche quando tu annunci delle cose sul metaverso o sull'intelligenza artificiale. E è successo con Nvidia, per esempio, ultimamente. Stiamo parlando di un gruppo super top nei semiconduttori. Ci sono tanti gruppi di semiconduttori, ok? Taiwan Semiconductor, STM, la nostra, e in realtà è italo-francese, appunto Nvidia, ma anche tanti altri. Nvidia è particolare perché è come se fosse... Ci sono tanti dolci, Nvidia e il marron glacé, cioè è una cosa, okay. Fa cose non per tutti. Sì, infatti parte, cioè Nvidia è un'azienda che parte con il gaming, chi gioca ai videogiochi lo conosce per le schede grafiche iperpotenti, ma non realtà, sa che magari collabora con case automobilistiche per la guida autonoma e tutte queste cose qua. Sì, perché in realtà Nvidia, il core business, è semiconduttori molto specifici per l'intelligenza artificiale in questo momento. Quindi questi semiconduttori non li fanno tutti, li fa solo qualche gruppo, tra cui Nvidia, che annuncia queste vendite, boom, sopra le attese del mercato. Vuol dire che gli analisti si aspettavano delle vendite buone, ma non così elevate. Quindi il titolo, avendo superato quelle che erano le attese del mercato, è schizzato al rialzo. In generale, dall'inizio dell'anno, se tu guardi a questa parte, tutti i titoli che erano stati molto sottovalutati l'anno scorso e che sono fortemente legati all'intelligenza artificiale stanno tutti recuperando e salendo. E invece del metaverso non se ne parla più? Io non ci ho mai creduto personalmente, però mi sembra che anche i mercati ormai non se ne parla più di metaverso, anzi si fa fatica un po' forse a capirlo. Secondo me in parte ci sono varie spiegazioni. In parte quando ChatGPT, quindi l'intelligenza artificiale dal livello aziendale, è rientrata a livello di noi comuni mortali, nel senso che noi possiamo aprire un sito, fare una domanda e ci risponde l'intelligenza artificiale. Quando è diventata, diciamo, di uso comune, perché Microsoft ha deciso di rilasciarla, ed è stata rimproverata per questo, perché a un certo punto si è tutti un po' spaventati, no? E ci si è chiesti, ma che cos'è questa intelligenza artificiale? Questi ci seppelliscono domani. Perché la stanno rilasciando con così tanta velocità? Quindi lì, secondo me, questa è la prima ragione per cui il dibattito è come se si fosse proprio spostato. Si parlava di metaverso, credo, non sto esagerando, fino a qualche ora prima. Sì. Adesso invece è come se con l'avvento, ripeto, di ChatGPT, perché l'intelligenza artificiale ne parlavamo tutti. L'intelligenza artificiale anche quando tu chiami qualsiasi prodotto a casa tua a voce, quella è intelligenza artificiale. Oppure l'intelligenza artificiale è anche quando tu scatti una foto e la foto non esce come quando ero piccola io, storta, devi rifare il rullino, devi scegliere le due foto del rullino. Analizza l'immagine e te la propone. Intelligenza artificiale quella. Quindi l'avevamo. Però questo è uno stadio diverso, era uno stadio che è stato proposto alle aziende, che adesso viene proposto anche a noi e che sarà probabilmente prodromo di tantissime altre cose che ancora noi non conosciamo. Quindi è come se il metaverso gli avesse dato un calcio e l'avesse messo in lì. Così, sì, volato. Così, proprio così. Esatto. E perché l'altro motivo invece è che il metaverso in realtà molti con cui parlo non lo capiscono. Lo capiscono solo le persone che lavorano nel metaverso. Quando mi dici, no perché tu avrai proprietà di un pezzetto di isola nel metaverso, ma io il pezzetto di isola la voglio fisicamente. Oppure un pezzetto di Sardegna lo voglio per me, no? Capito? Mica nel metaverso. Oppure hai un pezzetto di opera d'arte
sì, ma quel pezzetto di opera d'arte nel metaverso cosa mi dà? O puoi partecipare al concerto dei Muse nel metaverso. Ho capito, c'è, quindi c'è il tuo avatar che vede l'avatar del complesso del cantante che vai a vedere e quindi, ok, però non mi dà soddisfazione. Idem se vai a vedere una partita di pallone, non so come dire, io non lo capisco. Me l'hanno anche spiegato, quindi ho capito quello che mi hanno spiegato, però non entra nel mio interesse e secondo me questa è una cosa che, non lo so, poi vedremo anche che evoluzione avrà, però non avrà quella portata di cui si parlava solo anche 2 anni fa. Probabilmente perché con l'intelligenza artificiale, passami il termine, empatizziamo in qualche modo, cioè risponde, ci risponde con lo stesso tono, lo stesso modo, anche in modo diverso rispetto ad Alexa, Siri e Google Assistant, ha proprio quel modo naturale e ci, sì, forse empatizziamo, ecco, può essere il termine questo corretto. Sono assolutamente d'accordo con questa tua visione, non aggiungerei altro se non che magari questa è solo la primissima fase. E un po' che paura, cioè, non lo so perché questa cosa un po' mi inquieta, però forse si fa poca divulgazione sull'intelligenza artificiale, rilasciarla così è stato forse, non dico un passo falso, ma a loro probabilmente serviva per testarlo, avere una quantità di beta testing incredibile, avere sempre più dati per migliorarla, però probabilmente aprire una gabbia così e le persone investite da questa intelligenza artificiale, non lo so. Diciamo che condivido questo tuo parere, soprattutto nel modo repentino con cui è stata rilasciata. Io però, te lo dico Fiona, più di temere l'intelligenza artificiale, temo la stupidità umana. Certo. Cioè, su questo proprio non ci sono dubbi. Siccome l'intelligenza artificiale non cammina da sola, il software è fatto dall'uomo, certo, l'hardware è fatto dall'uomo. Noi qui siamo nel Museo della Scienza e della Tecnica, io la vedo più leonardesca rispetto, per esempio, a un Charlie Chaplin che in tempi moderni fa capire il lavoro dell'operaio in fabbrica. Quello io trovo spersonalizzante. L'intelligenza artificiale alla fine è fatta da noi, quindi quello che io temo è proprio la stupidità umana, il fatto che il tuo pregiudizio tu lo trasferisca all'intelligenza artificiale, che a un certo punto non ha potere di, non ha le sinapsi, ha quelle che le mettiamo noi. Quindi se tu hai un pregiudizio e passi il pregiudizio a un'intelligenza artificiale, che fai finta, è una polizia che controlla le periferie e nel suo pregiudizio ha che se sei nero sei tu il colpevole, è quello che io temo. Cosa che in alcune parti del mondo già un pochettino assolutamente succede, sicuro. Però non staremo qua perché abbiamo il nostro tempo, però ho tante altre domande per te. Tecnofinanza o fintech? Sentiamo più che tecnofinanza, la parola fintech la sentiamo spessissimo, sono servizi di banche digitali, servizi finanziari digitali che usiamo tutti i giorni e con una naturalezza incredibile, come se li avessimo già utilizzati. Che cos'è esattamente questa tecnofinanza e perché la usiamo con così facilità? Ma in realtà l'hai spiegato bene nella domanda, quindi la mia risposta è un po' tautologica. È proprio quello che tu hai detto, il fatto di avere un'app che ti consente con delle, che esempi posso fare, con delle opzioni come il push, quello di per esempio spingere un determinato bottone che ti appare e che ti riconosce, dove tu puoi mettere delle password, serve ovviamente a facilitare il nostro modo, usando questo tipo di tecnologia, spesso appunto identificata con le app, ma anche con dei siti, la finanza in modo semplice, cioè noi non dovremmo andare in banca ogni volta che dobbiamo fare un trasferimento di denaro, o che tu vuoi fare un investimento, o che tu vuoi fare un versamento, ancora per il prelievo, diciamo, finché non arriveranno le criptovalute o l'euro digitale, questo ovviamente è impossibile farlo, non ti devi per forza recare in un bancomat o in un posto fisico. Però questo ovviamente ha facilitato tantissime cose che prima non avevamo e che richiedevano magari anche un permesso da lavoro. Nello stesso tempo si sta completamente ribilanciando il settore bancario, perché comunque avrai bisogno di meno sedi uguale licenziamenti, meno persone uguale licenziamenti. Quindi è ovvio che questo resetta un po' tutto. Quindi c'è il pro e c'è il contro di una rivoluzione del genere, però è una rivoluzione che ci sarebbe comunque stata. Quindi semplicemente immagino che questi possano essere riposizionamenti o addirittura cambiamenti di mestiere all'interno del settore. Ha scosso un po' il mondo delle banche tradizionali l'arrivo delle fintech?
cioè molte hanno cercato di diventare simili a questi servizi digitali tirando fuori dei piccoli mostri, passami il termine, perché hanno riadattato magari servizi vecchi, tipo degli internet banking vecchi, cercando di trasformare in qualcosa di più user friendly, facendo delle robe disastrose. Cioè, quindi ha aiutato le banche, magari con un po' di così, con un po' di muro contro muro, a svegliarsi per fare qualcosa di diverso? Sicuramente sì, è testimone il fatto che la banca cosa fa adesso? Cerca di trovare delle partnership con delle società finanziarie, di modo da fare la fintech con soggetti esistenti che capiscano di tecnologia e che si possano sposare con la banca. Perché l'ipotesi diversa qual è? Che tu formi i tuoi dipendenti, che magari hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, non sono proprio, diciamo, soggetti tecnologici e quindi fanno fatica, spendi di più a trasformare quei soggetti che non a trovare un accordo con loro per una buona uscita o per una risistemazione in banca e abbinare invece la tua attività ad una società finanziaria. E questo si fa. Certo che qualsiasi cosa tu possa fare, a meno che tu non sia proprio un soggetto forte, come due delle nostre grandi banche, per esempio, che ovvio hanno le dimensioni per poterlo fare, no? E per potersi anche trasformare, hanno anche l'infa da nuove assunzioni. Però è ovvio che una banca che nasce tale, nasce come fintech, oggi è molto più avvantaggiata, perché è più celere nelle decisioni, perché appunto gli sportelli bancari non ci sono, perché comunque ti permette anche di assumere delle decisioni e di seguire quella che è l'evoluzione del mondo con tanta flessibilità, dovuta al fatto che tu sei più snella come soggetto. Non sei il carrozzone bancario con le mille sedi in Italia che devi tutte risistemare. Parti già con una struttura più snella, è vero? Non ci avevo pensato a questa cosa. Però a proposito di cose a cui non ho pensato, ho una domanda nuova che non c'era, ma se ce l'ho, mi è venuta in mente così dal nulla. L'auto elettrica, cosa ne pensano i mercati dell'auto elettrica? Perché io faccio tanti test drive, ho una community molto verticale sull'auto che non è non ama tantissimo l'auto elettrica. Mi stavo domandando, i mercati cosa ne pensano? Allora ti devo dire che anche io, parlando con gli analisti, l'auto elettrica non è un soggetto così amato. Innanzitutto perché ci sono, ma tu lo sai meglio di me, diversi punti interrogativi, nel senso che l'auto è elettrica e sostenibile nel momento in cui l'energia che gli dai arriva da fonti rinnovabili, non da combustibili fossili, e al momento ancora questa certezza non c'è per l'intermittenza dell'energia rinnovabile, spiegato proprio al lattaio dell'Ohio, non è che c'è vento sempre, che c'è sole sempre, quindi è intermittente l'energia rinnovabile, non ti dà sicurezza, è per questo che abbiamo ancora bisogno di combustibili fossili, quindi anche per questo non sono viste come il settore, diciamo, su cui puntare. L'altro tema è che non ci sono le infrastrutture ancora adatte. Noi, l'Italia è nei paesi del G7, ma è tredicesima per presenza di colonnine elettriche. Ma dove vogliamo andare con l'auto elettrica? Che se faccio 2 chilometri non c'ho la colonnina dove rimpinguare la mia macchina. Quindi comunque, alla fine, ovviamente, questo è un problema, è un tema. Quindi sì, diciamo che quello che io penso, ma magari mi sbaglio, è come se loro si aspettassero che post auto elettrica ci sarà già qualcos'altro, penso all'idrogeno. Okay. E quindi è come se vedessero questo come passaggio, che sarà però solo un passaggio intermedio e non è detto magari che funzioni. Caspita, di già, questa non ci avevo pensato, sì? Sì, oddio, quelle cose che leggo, quindi magari ovviamente poi mi posso anche sbagliare. Musk ha puntato tutte le sue fish sull'auto elettrica, però lui è in questo mercato da tantissimo tempo. Lui sarà tra quelli l'ha rivoluzionato che sfrutteranno, l'ha rivoluzionato lui. Lui sarà tra quelli che la sfrutteranno l'onda, ma chi seguirà? Già ti devi portare su altri tipi di tecnologia e invece stai ancora arrancando su questa. Diciamo che non tutti vengono valutati allo stesso modo. Musk è uno dei gruppi che viene valutato meglio. Quelle che chiamiamo big tech, quindi i colossi della tecnologia come Google, Apple, Amazon, Nvidia e chi più ne ha più ne metta, hanno creato dei veri e propri imperi che ormai stanno entrando anche un po' nel mondo delle banche. Tipo, notizia recente, abbiamo Apple che ha lanciato in collaborazione con Goldman Sachs un suo conto deposito ad alto rendimento. Cosa dobbiamo aspettarci in futuro da queste big tech che tutto sanno e tipo i nostri dati? Cosa ci aspetteremo?
È quello che hai appena detto, nel senso che Apple innanzitutto questa cosa la fa negli Stati Uniti, in Europa con tutte le regole che abbiamo, col cappero che fa una cosa del genere. Che sono molto più regolamentate le banche in Europa? Sì, sì. Okay. Ne parlavo recentemente col capo della vigilanza della BCE, Enria, e guarda che l'Europa è stata criticatissima, stress test per le banche, dovete avere delle regole, dovete rispettare le regole, però guarda la fine della fiera, quali sono le banche che hanno avuto problemi? Le americane e una svizzera. Non mi pare che ci siano banche europee. Magari li avranno per l'onda lunga che arriverà dagli Stati Uniti, però devo dire che alla fine un po' di regole, un minimo, funzionano, perché non siamo per niente nella stessa barca loro, ok? Questo primo punto. Secondo punto, ovviamente, è perché nasce questo? Perché anche in Europa, vi faccio l'esempio nostro, noi tutti abbiamo un conto corrente. Quanto vi danno per il conto corrente che avete? Niente. Zero. La banca presso la quale depositiamo il nostro conto corrente deposita a sua volta i soldi in Banca Centrale Europea, dove netto netto ha il 3,5. Quindi overnight, cioè senza neanche differenza temporale, dal giorno alla notte, okay, la banca guadagna sul nostro conto corrente il 3,5% pulito. E quindi giustamente negli Stati Uniti si sono detti, vabbè lì, ma voi guadagnate con le banche centrali, perché noi non dovremmo guadagnare sul nostro conto corrente? Tra l'altro gli americani non sono abituati a risparmiare, anzi no, sono cioè loro più debito hanno, maggior più ragione, quindi. A maggior ragione. Quindi Apple, che non sono stupidi ovviamente, hanno detto, ma perché non ci colleghiamo a Goldman Sachs e creiamo questi conti correnti? Ma sarà così, d'ora in poi sarà con un'app che si farà. Quindi tu andrai nel competitor tecnologico che ti dà, quella è concorrenza, il rendimento sui tuoi soldi che stai comunque depositando in banca, lo dovresti avere un rendimento. Certo, perché ti sto dando i miei soldi e tu ci fai quello che vuoi. Esatto, tu li utilizzi come meglio credi, poi ovviamente quelli sono depositi, quindi te li devono dare, sono garantiti, però tu quei soldi intanto li hai, la banca vive di depositi nostri, non ce lo dimentichiamo, se domani noi ritiriamo tutti i nostri soldi dai conti correnti, la banca rimane senza moneta, quindi alla fine le cose sono molto più semplici di quello che pensiamo. Quindi ovviamente la concorrenza qui in Europa servirà, perché servirà a qualcuno che dirà, ragazzi, dovete remunerare i conti correnti e soprattutto ci saranno più persone che ti diranno io te lo remunero a questo, io a questo, io a quest'altro. Aggiungo, per completezza di informazione e per contesto, che quando i tassi erano negativi, la banca non è che faceva pagare a noi il tasso negativo, ce li faceva tenere senza toglierci. Quindi loro dicono, allora noi non vi abbiamo messo il tasso negativo, mo che è positivo ve dobbiamo pagare, quindi comunque è tutto un bilanciamento, però certo stanno cambiando completamente le cose. Ma un utente medio dice che si fida magari di più di Apple rispetto a una banca tradizionale, dice ma io mi trovo bene, ho sempre, cioè nel senso il fatto che abbiano uno storico di prodotti, servizi eccetera eccetera, il fatto che lancino un nuovo servizio può agli occhi di una persona, cioè possono giocare anche la carta fidati, ecco. Guarda, questa è la domanda delle domande. Io credo che purtroppo uno si deve fidare solo della credibilità di un'azienda. Credit Suisse, chi l'avrebbe mai detto che erano degli scappati di casa? Tutti dicevano Banca Svizzera, il GOT della finanza, invece il management non si comportava affatto bene. Quindi io mi fiderei di più di chi? Di una banca o di Apple? Dipende. Certo. Dipende dalle condizioni che tu sottoscrivi, dipende dal fatto che dobbiamo leggere bene i contratti prima di firmare. Cosa che facciamo poco, probabilmente. Cosa che facciamo molto poco. Quindi non ti direi proprio a scatola chiusa che mi fido più dell'una o più dell'altro. Certo che però questo è anche un discorso generazionale, perché secondo me il giovane tende a credere più a Apple che non a una banca che magari vede come ladra, e invece non si certo rende conto che comunque diamo fuoco alle banche con le robe lì. Esatto, sì, sì, è vero, però è vero. Se tu depositi i soldi in banca e la banca te li tiene, la banca deve essere pagata, non è che ladra, sta facendo il suo lavoro, a meno che ladra non si dimostri, e questo è tutto un altro però tema, capito? Quindi diciamo che è molto complicato il tema della fiducia, però è fondamentale.
Apriamo il capitolo Cina. Tu hai vissuto in Cina per un po' di anni e hai fatto la corrispondente, sei andata centinaia di volte in Cina da quando fai questo lavoro. Noi abbiamo parlato con Simone Pieranni qualche tempo fa, che salutiamo, ciao Simone, TVB. E lui ciao, Simo. Ciao Simo, ci ha raccontato di come viene vissuta la tecnologia in Cina, che differenze ci sono, il fatto culturale, eccetera, eccetera. Mi stavo domandando, i mercati finanziari rispetto alla tecnologia, i mercati finanziari cinesi rispetto alla tecnologia in Cina, reagisce più o meno come dalle nostre parti o succedono cose diverse? Allora, il fatto che ci sia un partito comunista, insomma, che abbia la sua influenza, tenendo conto di queste differenze, insomma. Purtroppo a questa domanda ti devo rispondere partendo dal fattore culturale, nel senso che la Cina è abbastanza inintellegibile. Innanzitutto non è un paese, ma è un continente, perché è gigante, stiamo parlando di 1.500.000.000 di persone, difficilmente controllabili se non con un regime comunista, perché altrimenti come le controlli 1.500.000.000 di persone? Io ovviamente non sto parlando di me, Mariangela, sto parlando nell'ottica del partito, ok? Loro vogliono evitare una nuova Tiananmen, una nuova rivoluzione degli studenti, un nuovo massacro. Loro vogliono puntare al benessere e alla pace sociale. Quindi per fare questo devono usare il bastone e la carota. Ti do la tecnologia e ti faccio capire che siamo un'economia capitalista, ma nello stesso tempo ti dico che comunque sei in un regime comunista e devi comunque comportarti in un certo modo. Io voglio sapere delle tue cose, cioè loro spesso giocano tanto su questa cosa, ma mi diceva Simone che loro non è che sono felici, però il fatto di essere tenuti sotto controllo, che c'è qualcuno che si prende cura di loro, nei quartieri di Shanghai o di Pechino c'è sempre stato il vecchietto, ma anche all'epoca degli imperatori, che teneva sott'occhio il quartiere. Oggi magari lo fa sotto un'altra forma, però sono abituati a, non ti dico forme di controllo, ma insomma, gli fa quasi piacere, mi raccontava questa cosa. Simone, ti ha detto una cosa molto giusta, nel senso che uno è la nostra ottica rispetto a quello che succede in Cina, una è l'ottica dei cinesi, i quali, se vai in metro, sono contentissimi di guardare le loro app, vivono una vita tutto sommato fatta di comodità, perché la tecnologia li sta aiutando tantissimo. Io ricordo quando vivevo lì, dai Mariangela, possiamo portare la manicure a casa, hai visto questa nuova app, possiamo anche scanalare, c'è chi te la fa addirittura a $5, noi scegliamo bene. Quindi sono molto presi anche da queste banalità, ho fatto l'esempio più banale del mondo. Certo che però dobbiamo dimenticarci, insieme a questo, non dobbiamo scordare che il New York Times non lo puoi aprire, se usi Skype e parli di Cina e parli di argomenti delicati e sei giornalista, a un certo punto senti che c'è un controllo. Ah, cioè te ne accorgi proprio? Sì, certo, perché senti proprio il cric cric, cioè si sente che, oppure non ti funziona Skype che ti ha funzionato perfettamente dal giorno prima. Oppure, che esempi ti posso fare? Hai un problema ginecologico? Digiti su il loro Google, Baidu. Qual è il tuo problema? Esce il firewall porno. Quindi, cioè, ci sono dei problemi che una cristiana affronta ogni giorno in Cina, nella sua vita normale. E Facebook non lo puoi usare, Instagram non lo puoi usare, WhatsApp e quanto è. E quindi devi usare un VPN che ti consente di fare altre cose, senza dire fare il lavoro giornalistico vero e proprio, te l'avrà detto Simone, cioè andare in Xinjiang a vedere che cosa accade nei campi. È impossibile, ovviamente. Sei no? seguito, innanzitutto sì, impossibile, a meno però che già tu arrivi, non sia proprio sgamatissimo, che vai con un cinese che convinci ad andare con te, che usi una telecamera nascosta, però ci vuole, non so neanche quanto ci vuole. Rischi anche. Quindi comunque ci sono i pro e i contro. I pro sono appunto, è dicotomico però, tecnologia è grande espansione economica, ma dall'altra parte questa tendenza sempre a stare attenti, quindi a ricordarsi chi siamo. Detto questo, c'è da dire che la Cina di oggi non è quella aperta del 2008 e del 2010, delle Olimpiadi di Beijing o dell'Expo di Shanghai, te l'avrà detto Simone, adesso si stanno richiudendo. Quindi adesso chi va lì percepisce a Hong Kong questa chiusura, anche l'esternazione su Taiwan. Io nel 2018 sono andata a Hong Kong e mi piacerebbe rivederla adesso, ma mi hanno detto tutti che non è più la Hong Kong di una volta. Io ci ho vissuto 6 mesi, non è più la stessa Hong Kong, è proprio cambiato, c'è anche l'atmosfera, l'aria. Se ti occupi di banche e fai il tuo lavoro è ok, ma non puoi più
banalmente protestare, cioè è proprio cambiato completamente tutto. In tutto questo contesto, quando arrivi col tuo cellulare puoi fare tutto, puoi anche lasciare il portafoglio a casa. WeChat ti serve per il ristorante, per la pizza, per il cinema, documenti, hai lo sconto, e chatti, quindi hai anche le persone collegate. Cioè è un social pazzesco che noi sogniamo, puoi anche comprare i prodotti, cioè è incredibile, tanti passi avanti nella tecnologia e ti dirò questo e chiudo. Loro erano avantissimo sul 5 e 6G. Ovviamente gli americani hanno rotto, come dire, veramente le uova nel paniere a Huawei. L'hanno messa gli americani fuori mercato, perché altrimenti Huawei li avrebbe sconquassati completamente. Ricordiamo che molti di noi sono abituati a conoscere una Huawei fatta di telefoni, quando in realtà il core business di Huawei sono le reti, quindi le antenne 5G eccetera eccetera che installano in tutto il mondo ed erano solo, tra i numeri uno. Tra i core business hanno anche il fatto che vendono alle aziende americane i loro prodotti telefonici, quindi comunque di hardware, di software. Questo è stato proibito, Huawei non può più vendere nel mercato americano, quindi è stata azzoppata completamente da che era il gruppo più importante del mondo a momenti. Sì, sì. È stata completamente azzoppata. Secondo i cinesi questo non è corretto, anche secondo altri. Secondo gli americani, i cinesi usano Huawei per spiare e quindi gli americani non vogliono che Huawei sia in casa loro. Ma questo non si può, non si può omettere in una discussione sulla Cina, perché la Cina, e ne parlo anche nel mio nuovo libro, è, prima Cina e Stati Uniti era una lotta di dazi. Okay? Sì, una guerra commerciale. Diciamo. Una guerra commerciale. Poi è diventata lotta di chiusura di consolati, cioè si sono chiusi Chongqing da una parte, San Francisco dall'altra. Poi è diventata lotta di semiconduttori, che è il problema che hanno, perché il problema loro è proprio catulliano, odi e tamo. I cinesi fanno a gara a chi prende il primo iPhone, cioè c'è la fila nel negozio principale degli iPhone a Pechino, ma non si fidano, il problema è la fiducia. Gli americani vogliono vendere la soia ai cinesi, ma non si fidano. Quindi sanno che è un grande mercato, ma non si fidano. Però c'è anche la realpolitik. Le aziende americane con quelle cinesi colloquiano, nonostante i rispettivi governi non si fidino proprio l'uno dell'altro, ma proprio per niente. C'è anche la questione spazio, che la Cina sta facendo tutto da sola, che è una roba incredibile. Cioè costruirsi una stazione spaziale da soli è una roba che dici, oddio. Certo, beh, adesso loro lo faranno anche con coadiuvati dai russi, perché si sta creando proprio un assetto geopolitico mondiale che è completamente diverso. Quindi probabilmente avranno il loro appoggio, ma secondo me loro potrebbero tranquillamente fare tutto da soli. Sono veramente incredibili. Chiudo con il mondo cripto. Non abbiamo mai parlato, ma vorrei solo un attimo così cercare di capirci qualcosa, perché il mondo delle cripto ha cambiato, mi sembra, anche il modo in cui le persone normali vedono la finanza, eccetera, eccetera. È stato un bene o un male? Perché io non l'ho ancora capito. Però tu che sei in questo mondo puoi aiutarci a capire come le cripto hanno cambiato il mondo della finanza con la blockchain e tutto il resto. E per dirtela proprio in modo semplice, è come se tu avessi un mondo regolato dai soldi, dai quattrini, quelli in carta che abbiamo noi, dalle banche centrali, ok? Quindi com'è nata questa idea? È nata col fatto, ma perché le banche centrali devono decidere quando stampi, quando non stampi, cosa fa, il bello e cattivo tempo? Perché non deregolamentiamo tutto quanto? Inventando un sistema che ci permetta di farlo. Ed è poi nato con la cosiddetta blockchain, perché praticamente ad una sola cripto corrisponde un determinato valore numerico che è diversissimo da quello degli altri. Quindi comunque questo permetteva di dare una sorta di caratteristica alla criptovaluta che non la poteva far interscambiare con altre e quindi creava questo nuovo mondo deregolamentato dalle banche centrali che ci controllano tantissimo. Poi che cosa è successo? Che comunque se tu fai una trasmissione su questo anche da noi, la gente a casa cosa si chiede? A me posso mangiare la pizza con la cripto? Certo, posso uscire fuori? In un mondo normale. No, non lo puoi fare, ma non lo puoi fare neanche a New York. Lo potrai fare però in un futuro, ok? Quando tutto sarà digitale, quando noi non avremo più la carta
per scambiarci il denaro. Siccome i greci non avevano la carta, ma si scambiavano i beni preziosi oppure le merci, prima o poi arriveremo in un mondo dove ci saranno le criptovalute, quindi ci possiamo comprare la pizza anche con la criptovaluta e magari la criptovaluta sarà più sicura, perché comunque i soldi sono soggetti al furto o al fatto che comunque succeda qualcosa nell'ordine mondiale che ti congelano il tuo conto corrente per il quale tu hai faticato o fallisce la tua banca. Però, esatto, FTX ha dimostrato che comunque non è tutto oro quello che luccica. Ci avete detto che eravate qui per... Aspetta, ricordiamo che cos'è, perché magari io e te lo sappiamo, ma FTX era una piattaforma ecco, dove si scambiano, si vendono e si comprano criptovalute. Quindi io do degli euro, dei dollari, quello che è, mi piglio le criptovalute. Oppure criptovaluta contro criptovaluta. Ah, quindi okay. Un Bitcoin e prendi un Ethereum. Quindi comunque una piattaforma di scambio. È fallita. Cioè all'improvviso il sito non è più accessibile, le persone non possono più accedere ai propri account. Dove sono i soldi? E hanno perso tantissimo. Perché è fallita? Perché il manager è considerato il genio Bankman-Fried. Considerato il genio della finanza, questo grande genio. Faceva il malaffare completo, spinto dalla stampa, usava quei fondi per affari suoi e per sottosocietà. Quindi comunque questo per dire cosa, però, perché questo è importante, Fiona, che quello che loro dicevano alle banche centrali e che magari la banca centrale non ha mai fatto, l'ha fatto uno che diceva che le criptovalute e le piattaforme di criptovalute avrebbero deregolamentato tutto. Quindi torniamo sempre al famoso tema, che è quello della fiducia. Quindi questo per dire che sicuramente sarà il mondo del domani, ma io non sono d'accordo al fatto che tu debba essere deregolamentato e possa fare tutto quello che vuoi. Sarà il mondo del domani, saranno le criptovalute, perfetto, ci sarà chi guadagnerà, perfetto, però tu una regolamentazione me la devi dare, perché altrimenti di te non mi fido e i soldi in criptovalute non te li do, è molto chiaro. Come quindi, se non fosse già successo, quindi abbiamo dei trascorsi per cui... infatti è una roba un po' particolare, io non mi sono mai appassionata al mondo, ho provato a fare quegli investimenti che fanno tutti, 100 euro per provare, no? Però non mi ha mai così convinta al 100%, poi ripeto, di finanza non ci capisco niente, infatti faccio un altro lavoro. Grazie mille Mariangela per essere stata con noi, è stata una chiacchierata bellissima. Grazie a te. Grazie ancora per il tuo tempo e noi vi salutiamo e ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!